Salve, se non avessi temuto di apparire troppo presuntuoso, avrei chiamato il salotto, a suo tempo, il convivio. La parola convivio mi è sempre parsa adeguata al cum vivere del nostro gruppo, un cum vivere conviviale anche nel senso del banchetto, banchetto filosofico. Nel senso di Platone e poi di Dante, ma anche perché no, nel senso reale del coniugare l'esperienza metaforica del nutrirsi insieme di cultura e del nutrirsi tout court, mangiare insieme in una non metaforica comunione di appetiti. La cultura è infatti, come coltivazione, figlia di quella stessa terra che ci dà i prodotti della terra, da arare, dissodare, seminare. Anche coltivare la terra insieme e mangiarne i frutti sarebbe un'esperienza da salotto carace. Il motto iniziale di questa ventennale esperienza era, qualcuno se lo ricorda, non Dio e popolo, libro e moschetto, ma cultura e amicizia. Coniugare cultura e amicizia, dunque coltivazione del sapere e condivisione di questa coltivazione. Fuori da ogni logica di affermazione, competizione, narcisismo e egocentrismo solipsistico. La parola salotto evocava un po' ironicamente più i salotti del Settecento che quelli alla Marta Marzotto. In qualche modo il tentativo era quello di deborghesizzare una parola così impegnativa, di proletarizzarla e al tempo stesso nobilitarla, anzi rinobilitarla. Anche perché Cenacolo a Milano non andava tanto bene, ricordava qualcosa di chiuso e per giunta Leonardo mi avrebbe deriso dalla tomba. A chi non era mai venuto qui, o prima di venire, alla parola salotto sfuggiva sempre un sobbalzo o un motto di stupore. Che bello! Era la risposta immediata, un po' perplessa. Hai un salotto? Come avessi detto, a casa mia ospito ogni 2 martedì un covo di marziani o 4 nobili imparrucati sbarcati da me con la macchina del tempo dal Settecento. C'era chi aggiungeva: Bello, un salotto, ma si mangia? In questo caso rispondevo: Certo che sì, ma dopo in trattoria, perché come dicevano i prozii di una volta, a tavola o si mangia o si parla. E quanto a me, pur trattandosi di un convivio, preferivo che gli ospiti non intervenissero disputando i noccioli delle olive sul libro del protagonista o rimestandosi tra gli incisivi con lo stuzzicadenti. Poi c'era chi veniva dalle mie parti non per cuccare cultura, ma per cuccare e basta, e ricordo 3 valchirie che entrarono in ritardo in pieno salotto, portandosi dietro una scia di cosmesi e profumo e si guardarono attorno con l'aria perplessa come chi chiede dov'è la festa, anzi dov'è il festino? Visto che probabilmente si aspettavano buffet da ricevimento e manager danarosi, con papillon, carta di credito e occhi a palla, pronti a spogliare e soprattutto a sistemare giovani donzelle ambiziose e nubili. Le 3 valchirie mi salutarono alla fine digiuna di buffet e di buoni partiti e non tornarono più, ma la selezione naturale nel salotto è proseguita oltre di loro, non solo con chi scambiava il salotto per un'agenzia matrimoniale o una piazza per incontri fatali, ma anche per chi lo scambiava per l'ormai defunto Costanzo Show o per la sala conferenze di una libreria dove portare vagonate di libri da vendere. La selezione naturale non sempre invece ha utilizzato quell'astuzia della ragione capace di neutralizzare e dissuadere l'interventista della domenica, anzi del martedì, magari quello che non prende la parola molto facilmente, ma quando la prende se ne innamora e non te la restituisce più. Né al conduttore, che sarei io, né tantomeno agli altri ospiti che vorrebbero dire la loro, anche con un SMS. Il modo migliore per dissuadere l'interventista, affetto da logorrea, sarebbe, oltre quello impossibile di cambiare il giorno della settimana, ma questo si chiama salotto del martedì, quello di mantenere un religioso, attonito, allucinato silenzio collettivo dopo l'intervento. Ma anche questo, un silenzio prolungato più di 2 secondi e non interrotto neanche dal conduttore, è un'esperienza ancora non vissuta al salotto Caracci. Poi però, alla fine della festa, alla fine della fiera salottiera,
Accade sempre che l'ospite accolto col suo libro, ascoltato e spesso applaudito, se ne torni a casa con un pizzico di autostima in più, felice come una pasquetta, anche se stordito dalle domande degli altri, mentre ringrazia me e tutti e poi pensa, andandosene a casa, ma si sta parlando di me. Qualcuno persino talvolta sembra non dormirci la notte e mettersi lì al tavolino per un nuovo libro che lo faccia sentire meno in colpa per quanto ha sentito e per quanto è stato anche un pochino elevato. Ma no, no, l'ospite è sacro e se è bravo, come spesso avviene, è ancora più sacro. Qualche volta la sacralizzazione sa un po' di Caritas, ma solo qualche volta. Il conduttore, senza false modestie, opera una selezione a monte che i primi anni, forse, quando la scelta era fra un artista in erba, un amico poeta e una cugina narratrice, era più facile. Per finire, c'è chi dice che il clima che si respira qui al salotto del martedì è la cosa migliore. E parlare di buon clima a Milano non può che farmi piacere. C'è chi dice che anche il salotto è maieutico, nel senso socratico. Tira fuori dagli ospiti il meglio di loro, li fa anche parlare di sé, li fa sbilanciare positivamente, li induce a gettare la maschera, anche quella di artista, e ad essere sinceri. Anche per questo, talvolta, il protagonista della serata se ne torna a casa un po' barcollante, soprattutto se poi viene a cena con noi e ci accompagna con la grappa. Socrate qui c'entra, e molto, non solo ad esempio per la maieutica, dove io sarei l'ostetrico primario e voi, la formidabile equipe dei medici. Ma anche perché, come qualche volta mi è stato rimproverato anche, i salotti rimangono tutti sul piano orale, a parte le mie schede e i miei video. Qui l'esperienza rimane come non piacerebbe agli archivisti, ai memorialisti, e senz'altro piacerebbe più a Platone che a Derrida. Un'esperienza di voce, di contatto, di parole e di idee. Qui verba volant, ma è l'esperienza che manet, si spera. Questo stare insieme e condividere delle idee, talvolta anche qualche emozione. Sì, confesso, poiché questo salotto in fondo non ha titolo, e si chiama da sempre Salotto, Salotto del Martedì, Salotto Caracci, sono stato tentato di battezzarlo, oltre che convivio, anche con maggior tentazione, il Salotto di Socrate. Poi ho pensato che avrei corso dei rischi, ad esempio, che mi tornassero le valchirie e volessero conoscere Socrate. Oppure che qualcuno si aspettasse i portici e i bei giardini innaffiati da greche fontane all'aperto, o che Socrate si rivoltasse nella tomba ad Atene e mi mandasse la maledizione del suo inseparabile demone, o infine che qualcuno, pensando di farmi piacere, mi dicesse un martedì: «Ma lo sai che tu ci rassomigli proprio a Socrate, anche come viso?»